Ciao ragazze! Allora, oggi vi farò un altro video richiestissimo. È il secondo video che giro oggi. Oggi tutti e due i video richiestissimi. Requestissimi. E va bene. Ho appena girato il video del tour della mia stanza, che mi chiedevate continuamente. E quindi spero che siate felici finalmente di avere questo video. E adesso, siccome è un altro po' di tempo, vi faccio anche il video di tutte le mie borse, che è anche un altro video super richiesto. E le mie borse sono tutte qui davanti a me. Se avete già visto il video del tour della mia stanza, lo saprete già che stanno qui. E niente, vi lascio al video, spero che vi piaccia e vi mando un bacione. E a presto, ciao ragazze. Allora, in quest'angolino tra la porta e l'armadio tengo tutte le mie borse appese a due di questi appendini di IKEA. Uno sta lì e l'altro sta qui, come vedete. Qui sopra ho cercato di mettere tutte le borse un po' più corte e sotto quelle più piccole e più lunghe, perché così anche se vanno fino a giù non importa, invece se le mettevo lì poi arrivavano fino a tipo là e quindi diventava un macello. E quindi allora vi inizio a far vedere qui davanti che cos'ho. Ho questa borsa di Armani di questo colore azzurro che uso soprattutto per l'estate, devo dire, perché l'inverno non la uso molto perché essendo di plastica poi è un colore così primaverile, insomma, la userò adesso. Poi ho questa che è l'unica borsa di Vuitton che ho, questa pochettina. Intanto le levo così vedete quello che c'è dietro. Poi questa borsa è della Camomilla, come potete vedere qui. E è verde di lanetta, questa invece la uso soprattutto l'inverno. E ha un bel fiocco qui davanti, molto molto carina. E l'interno è a fiori, sono una busta di H&M. L'interno è a fiorellini, quindi carina. Poi questa borsa l'ho presa da Pull&Bear ed è quella che avevo nel video di cosa c'è nella mia borsa. Quindi, non si toglie. L'ho già detto che è di Pull&Bear, non me lo ricordo. Comunque se vi interessa sapere che cosa c'era quel giorno dentro a questa borsa, vi lascio il link del video nell'info box così lo potete vedere. E questa è così, molto carina. Poi qui dietro ho questa cartelletta di Hello Kitty che ho preso da, mi pare da Wisho, non mi ricordo. Aspettate che apro dentro così magari c'è scritto. Dove l'ho presa questa? Non me la ricordo più. Sì, l'ho presa da Wisho. E niente, questa è rossa, tipo di pelle, dello stesso materiale di questa qui di Armani. È molto carina, tipo a cartella si può anche mettere il computer dentro. E qui c'è Hello Kitty. Poi torniamo qui, ce n'è un'altra della Camomilla, anche questa abbastanza estiva, fatta così, sempre di plastica, e verde e viola, con un bel fiocco glitterato. E dentro è anche questa a fiorellini. Poi qui dietro ce n'è una di Patrizia Pepe, questa fatta così, è rosa molto chiaro e queste andavano di moda quando andavo io al liceo, infatti era la mia borsa di scuola la maggior parte dei giorni, fatta così, molto semplice, però molto carina, con tutti i brillantini, la scritta con i brillantini, molto carina. Poi, allora, le ultime. Questa qui l'ho presa alla Rinascente, un bel po' di anni fa, perché andavo tipo in primo o in secondo liceo. E molto carina, di plastica anche questa, ed è rosa a quadretti, con un sacco di fiocchi, troppo troppo carina. Questa l'ho usata tantissimo al liceo, proprio tanto tanto, infatti vedete che è rovinata, insomma, è piuttosto vecchia. Dentro è fatta così, ha
due scompartimenti e più uno centrale che ha la zip. E infatti ci stanno ancora penne dentro, cose. Qui c'è un'altra taschina e di qua ci sono due taschine piccole per il cellulare, magari. E non ha la marca? Sì, ha la marca. More Fashion è la marca. Però comunque sono sicura che non, cioè, non la troverete perché è molto vecchia, insomma. Non è che alla Rinascente ci sono sempre le stesse cose, però ero molto soddisfatta. Mi piaceva un sacco questa borsa. E poi qui dietro ci sono queste due. Questa è di Marc Jacobs e questa l'ho presa in Giappone. E è una borsa molto semplice, tipo una shopper, molto grande, vedete? E con tutte le scritte Marc Jacobs, con le mele e i cuoricini, molto molto carina. E questa dentro è normalissima, cioè non ha proprio niente, né un bottone né niente, è semplicemente tutta nera con una taschina, molto semplice. E questa qui anche l'ho presa in Giappone, è di questa marca Paul & Joe Sister. Ora è tutta, scusate se muovo tutta la telecamera, ma è tutta stropicciata. E volevo cercare di aprirla, ma non riesco. E questa è nera e verde acqua a quadretti con la scritta fucsia. E anche questa, cioè, è quasi di plastica, molto molto semplice. Dentro, vedete, non ha neanche una tasca, non ha nulla. Però è carina anche per il mare. Poi, quindi, il ripiano sopra, ripiano, insomma, gli appendini sopra sono finiti. Adesso passiamo a questi sotto. Qui davanti ho questa borsa che è l'ultima che ho comprato, quella di H&M, e ve l'ho fatta vedere nell'ultimo video haul, quello primaverile. Quindi vi lascio anche di quello link nell'info box se lo volete vedere. Poi questa qui è di Accessorize e anche questa è abbastanza recente. E, niente, è verde, piccolina, lunga. Qui sotto sono quasi tutte lunghe le borse, molto carina, questa mi piace molto. Poi questa qui, ops, questa qui bordeaux è di Bershka e questa l'ho presa quest'inverno, molto molto piccola e molto carina perché mi è piaciuto molto quest'inverno il verde scuro e il bordeaux. Infatti ho anche questi pantaloni che, come potete vedere, si abbinano perfettamente. E quindi questa qui di Bershka. Poi questa qui l'ho presa a Londra da Forever 21 e è grigia con tutte queste borchiette triangolari, quindi molto carina, mi piace molto. Anche questa è molto molto piccola, anche questa è lunga. Sto facendo una montagna di borse qui. Poi qui per terra ce n'è una di Bershka, ma molto molto vecchia. E questi pallini ce l'ho attaccati, erano di un'altra borsa che mi si è rotta, della Converse. E, però mi sembra che ci stanno bene, quindi ce l'ho attaccata. Ce l'ho attaccati. E niente, questa è molto vecchia, appunto, di Bershka. Poi questa qui è di Accessorize, l'ho presa ai saldi estivi l'anno scorso. E niente, è carina con le roselline e questa chiusura a cuore e poi c'è la catenella fatta così. Poi queste due le ho prese da Primark e a Londra, anzi no, a Dublino le ho prese e sono uguali, vedete, sono identiche. E c'è anche un'altra tipo color pesca cipria rosa chiaro, però sta di sotto perché l'ho usata ieri, quindi vabbè. Non ve la faccio vedere, però è identica. E sono molto molto carine, costavano solamente 5 euro, quindi ne ho prese 3 uguali. Questa è grigia e questa è bianca. Non avevo nessuna borsa così bianca, quindi l'ho voluta prendere per soli 5 euro. E poi appunto c'ho l'altra che è rosa chiaro. Poi c'ho questa qui che mi pare sia di Pull & Bear, se non sbaglio. Vado a controllare. No, è di Stradivarius, appunto. Meno male che ho controllato. E anche questa ha la catenella, ha tutte queste piccole borchiette dorate.
Molto molto carina, questa è bellissima, mi piace molto. Dietro ha un'altra taschina. Comunque anche questa è piuttosto vecchiotta, insomma dell'anno scorso o di 2 anni fa. Poi questa qui, che non mi ricordo di dov'è, adesso ve lo dico, che è fatta tipo di jeans e poi di pelle marrone, anche questa con la catenella. E questa l'ho presa sempre da Stradivarius. Quindi questa così, dietro non ha nulla, anzi è anche un po' rotta. Poi, caduta un'altra. Questa è l'ultima lunga e questa l'ho presa da H&M. Questa è la mia prima borsa a tracolla. La presi, mi pare, per il concerto di Avril Lavigne, perché volevo una borsa nera e piccolina dove mettere il cellulare, insomma le poche cose che mi dovevo portare. Quindi l'ho presa da H&M, ma tipo saranno stati 4 anni fa, forse anche 5. E infatti non è che la uso più molto, me l'ero anche dimenticata. E vabbè, è nera così con la tracolla. Poi qui dietro ci sono tipo altre 3-4 borse grandi. C'è questo zainetto di Accessorize che ho preso l'estate scorsa e l'ho portato a Londra. Questo è molto molto carino con tutti i fiorellini. Dietro è fatto così. Zainetto. E poi questa l'ho presa da Wish, mi pare, anche questa un bel po' di anni fa, ed è fatta molto molto strana. Guardate, non so se riuscite a vedere, ma è tipo fatta così. Molto carina comunque, a quadri blu e bianca, con questi dettagli di pelle marrone. E poi si apre qui. E dentro è blu, c'ha delle taschine, insomma, è molto molto carina e molto leggera anche, si può magari portare in viaggio e arrotolarla tutta piccolina e poi magari al ritorno la portate piena di altre cose perché è molto sottile. Poi qui ci sono le ultime borse. Questa qui, non mi ricordo dove l'ho presa. Adesso ve lo dico. Comunque anche questa è abbastanza vecchia, la portavo al liceo e c'è questo portachiavi di Hello Kitty attaccato sopra. E allora, questa l'ho presa, vediamo un po' se riesco ad aprire. Ah, l'ho presa da Bershka, quindi fatta così. C'ha una tasca sotto, c'ha una tasca sopra e c'ha una tasca grande qui dietro, è così. Molto lunga, qui ci mettevo anche i libri e i quaderni. E poi qui c'è questa borsa di Sonia Rykiel by H&M che ho preso ad Amsterdam, se non mi sbaglio, e perché quando sono andata c'era l'edizione limitata di Sonia Rykiel e quindi è stata tipo l'unica cosa che ho preso perché non mi piaceva nulla. Però per ricordo ho preso questa che mi pare che era tipo anche per beneficenza e poi costava tipo 2 euro, 3 euro, non mi ricordo. E poi l'ultima qui è sempre quella di H&M e questa qui era quella di Lanvin e anche di quello mi pare che non ho preso nient'altro, ho preso tipo un rossettino perché non mi piaceva nulla, però anche questa era per l'Unicef, costava tipo 3 euro. E poi è molto carina con queste tre bamboline con la scritta Lanvin con il cuoricino, quindi l'avevo presa. E per ultima, qui dietro c'è una borsa della Guess che mi hanno regalato delle mie amiche per il compleanno un bel po' di anni fa. Infatti non è che la uso più molto. E infatti pensavo di darla a Viola questa per venderla perché è molto molto bella, però io appunto non la utilizzo tanto, quindi non lo so, forse la voglio vendere. Fatemi sapere se siete interessate, non so neanche quanto l'avevano pagata, però non
non la uso quasi mai. È fatta molto bene, ha tutti questi brillanti qui alle frange di perline, poi c'ha tutte le G tipo glitterate. Come si chiama questo? Il coso dove si prende è fatto tipo di serpente, vedete? Molto molto carina. E quindi niente, questa era l'ultima. E poi vabbè, ovviamente dentro all'armadio, dentro a quelle scatole sopra, c'ho altre borse sicuramente, ma queste sono le più recenti e quelle che uso più spesso, insomma. Però devo dire la verità che quelle che uso sempre sono queste qui piccoline. Infatti non le sto comprando più borse grandi, tipo queste, quelle lì, perché non le uso quasi mai. Adesso che non vado a scuola, uso solamente queste piccoline perché non è che mi porto chissà che cosa in giro. E va bene, quindi niente. Queste qui erano tutte le mie borse. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze.